Buongiorno ragazzi, oggi brindisino e pesce, ok? Un bel aperitivo. Allora ragazzi, che stiamo a combinare? Questo cuciamo delle palle rosolate con cipolla, aglio, pepe, un pochino d'acqua. Allora cosa facciamo? Abbiamo delle triglie qui, passiamo col vino bianco, aglio, prezzemolo, via. Allora prepariamo una pentola qua, riscaldiamo un attimino, olio d'oliva abbondante, una bella spruzzata, chiudiamo, facciamo riscaldare, aggiungiamo un po' d'acqua per le nostre favette, un po' di musica in Sardegna in sottofondo. Qua continuiamo con il nostro brindisi ragazzi, buon fine settimana. Allora mi devo fare lo spazio, abbiamo bisogno dell'aglio, possiamo affittare l'aglio qua, il prezzemolo, il vino bianco qua, abbiamo squamato le nostre trigliette, le ho prese stamattina al mercato, sono abbastanza, sono belle, ok? Le abbiamo squamate, ripulite dall'interiore, così ne facciamo un paio. Prendiamo un po' di favette qua, cucina tranquillamente, ho messo anche il sale, e qui c'è pesce asinello e gleffini, ok? Qui lo chiamiamo haddock. Guarda guys, ready to go, red mullets, triglie. Allora il prezzemolo lì, è in frigo, lo prepariamo subito, diamo un bel colpo all'aglio, facciamo. Allora ragazzi, abbiamo un nuovo allenatore, taglia in calcio, Lorenzo Semplici, fatto bene con la spalla, speriamo che con noi faccia ancora meglio, ne siamo sicuri da buoni tifosi e speriamo che il Cagliari resti in Serie A, giusto? Eccoci qua, allora un pochino d'aglio, sta riscaldando subito qua la piastra, ok, vediamo fine fine. Ecco qua, spostiamo la caffettiera, brindisino, qui abbiamo l'aperitivo, un bel aperitivo italiano. Allora, ecco qua, l'olio sta riscaldando, mettiamo l'aglio, ecco qua, bello caldo, facciamo rosolare un attimino, non so quanto possiate vedere qui, posso già peppare, cambia niente, metti prima o dopo, ok, facciamo giusto imbiondire l'aglio per 30 secondi e iniziamo a mettere le trigliette, ok? Una vicino all'altra, ecco, ne ho solo 6, quindi non ho tanti problemi, altrimenti usate una pentola molto più larga, va bene? Allora la fiamma medio alta,
queste qui, facciamo così, spruzzo tutto il vino io, giusto un pochino, ecco qua, via, facciamo evaporare, occhio qua alle nostre palette, che va a meraviglia, posto la piastra, devo sempre manipolare. Bene ragazzi, una fiamma viva qua, spostiamo le nostre lavette da quella parte. Adesso un altro contenitore per l'asinello, Eglefino, non so come si pronuncia neanche in italiano, ragazzi. Ecco qua, quindi andiamo benissimo. Dovremo gentilmente rigirare le triglie, ma non fa niente. Allora, olio qua. Per il pesce, bella spruzzata di olio d'oliva, abbondante, e di nuovo facciamo un bel frito di cipolle e aglio. Ragazzi, qui c'è un profumo indescrivibile. Allora, invitiamo qualche amichetto, amichetta, vediamo un po' chi c'è in giro. Chi vuol farci compagnia? Ecco qua. Allora, mettiamo un po' la camera, così possiate vedere meglio. Ecco qua. Allora, ci serve il frito di prezzemolo che andiamo a preparare. Bella manciata, questo per le trigliette, andiamo a tritare, occhio alle nostre carissime farre, oh là là, attenzione raga, mi sono accorto che lì, facciamo casino, giusto? Allora, facciamo qua così. Mettiamo il nostro prezzemolo, una bella lavatina. Per attenti, via.
lentiglie stanno cuocendo. Semplici, semplici, il verde. Ecco qui. Occhio. Dovremmo girarla, vero ragazzi? Ci proviamo, però se vediamo che se è difficile lasciamo perdere, ok? Ecco qua, che belle che sono. Amici miei, ecco, una ventilata, l'altra pure, spettacolo, ragazzi, spettacolo. Praticamente si attaccano, sono molto fragili. Ecco qua, ci sto riuscendo pian piano. Ecco qui. Benissimo, ragazzi. Ci siamo. Aspetta, attenti. Va bene? Ecco qua, fatto. Allora, adesso portiamo qua dritto. Carissimi amici. Il nostro aperitivo va benissimo. Allora adesso io vi aggiungo prezzemolo, siamo quasi a cavallo con le nostre. Facciamo sì che spazio bene il prezzemolo, ragazzi. Ecco qua. Allora adesso mettiamo la pentola qua, tagliamo una bella cipolla, giusto un pizzichino, no? Una piccolina va bene, non è che dovete stare lì a perderci delle ore, tanto cipolla a volte non serve a niente, giusto per il gusto. Ecco qui. Hi Ali, how you doing? Ali, we are making some fish today. And roast beans too. Okay. So, I have red mullets. And then I have a haddock today. Plenty of haddock. Red mullets with a parsley, garlic, a wine sauce. Now put the flame very low, very very low. Job is nearly done. Okay. Smell very nice as well. Okay. Now here, plenty of olive oil. High flame. My chopped onion. There we go. Let it go, let it cook. Right, so I needed some garlic. I need some tomatoes. There we go, plenty of garlic here, nice aperitivo, and we keep going.
obviously make sure you're looking what you're doing. Cook the fish but don't overcook it. There we go. So a bit of garlic here, not that much this time, just a little flavor. Okay, so children is gonna have the paddock as well, so let's make sure there's no spices in it, but just lots of flavor. Okay. Will chop my tomatoes. Good morning, Agnes. Very good morning to you. Welcome. Well, Agnes, I'm always cooking. No, well, I'm still unwell actually for the job, but there we go. I have very strong pain, but doesn't matter. I also had the pains in my heart, which is unusual, and terrible headache, but doesn't matter, we survive. Okay, there we go. So we keep going. Now I need to chop my tomatoes. Okay. Yeah, I was off from the pot because I have been busy at work as well. Very busy. There we go. That's some good news because I have an interview with the council in a couple of weeks, which is very good news. That's the good thing about architecture. You become an architect, then you put the training we get over 7 years plus training at work. You can do a variety of things, variety of jobs. So, dash of wine, not too much. Wine is also expensive in London. There we go. Nice smell around here. Oh, Pinot Grigio. Pinot Grigio. Go. Okay, I need to add a bit of water to my broad beans. Just to give it a dash of water from time to time, and don't boil it. Do not boil it. Right, this is my haddock here, guys. Almost ready to go. Maybe I cut it in pieces. Smaller pieces. It's really beautiful. Just bought it from Billings Gate. Right, so we go like that. Beautiful fish. Okay, high flame here. We're going gently, guys, no rush. But this recipe do not take too long. There we go, small pieces, put back the plate and I give a wash, another wash. Beautiful, very fresh indeed. There we go, guys. Asinello, haddock. So cold water here,
scaglione della sauce. The wine is evaporating gently. What I want to do is I do a bed of potatoes on which I cook my fish, right? So that my red mullets that cooked, switch off the flame now. And I could put the lid on if I want to, but not necessarily. Okay, my drink is going nicely. Okay. Let's get some potatoes. So I use potatoes that they come for the oven, yeah? Bake, that you can bake potatoes, so good ones. Allora ragazzi, weekend, ci saranno le nostre partite, guardiamo le partite di calcio, io voglio vedere un Cagliari vittorioso con il Crotone, mi dispiace per gli amici calabresi, ma io sono un tifoso del Cagliari, la mia città, la mia patria, la Sardegna. Quindi non posso tradire, anche perché conosco tanti amici, ho tanti amici di Crotone. Abbiate pazienza, oggi sarà vittoria del Cagliari, o domani, perché giochiamo domani. Allora raga, allora aspettiamo, ecco qua, viene quasi assorbito, aggiungiamo un bicchiere d'acqua. Ecco qui ragazzi, via, non troppo, un bicchiere piccolino, facciamo continuare a cuocere, aggiungiamo del sale, mettete il sale marino qua, c'è una bustina, senza esagerare, fate attenzione ragazzi, ok, qui non l'abbiamo messo, lo aggiungiamo adesso, poco a poco, via. Allora facciamo andare la nostra salsina e tagliamo le patate a fettone, le chiamo io, fettone, big slice of potato, grazie. Ok, e we put them around like a plate. Con, right guys, easy peasy. Around, this is the bed for my fish, okay? Okay, we have guests today, let's see if they like it. Right, gonna go for the kids. There we go. So I give a couple of minutes for the potatoes to start to cook, and then we can add our fish. Alright guys, I just made it up. I made it up as we go along, yeah? It's nothing special here. Ok ragazzi, allora diamogli una giratina qua, così. Aggiungo ancora un pochettino d'acqua, non troppo. Poi facciamo un brodino. Una specie di brodino. Vediamo la possibilità delle patate di cuocere meglio. Occhio qui, le patate vanno a meraviglia, non sono pronte. Spostiamo il coperchio e potete anche vedere quello che combina. Guys, so here we go. Red mullet with parsley, onion and wine sauce. Easy peasy. Broad beans with garlic, onions, black pepper. You know, plenty of olive oil, obviously. And then here we are going to have the haddock,
una bed of potatoes, tomatoes, onions, garlic, e white wine. Right, chili, that's it, no chili today. Ah, che bellezza, ragazzi. Allora, mi serve un po' di prezzemolo adesso, di nuovo. Allora, io ci metto per la mia salsina insaporire, ci metto anche un po' di basilico. Non c'entra niente, però proviamole le cose, giusto? Ecco qui, prezzemolo di nuovo, un pochino di prezzemolo. Allora, dobbiamo cliccarlo per bene, non più a fare, sta cuocendo pian piano ma bene. Allora, clicciamo il prezzemolo, ragazzi. Amici miei, ecco qua, facciamo un bel trito come al solito. Cosa ne dite ragazzi? Andiamo bene? Di buon mattino, sabato, si cerca di riposare e recuperare qualche energia per la settimana lavorativa, giusto ragazzi? Siamo un po' stanchini. Oggi sono stato anche al mercato del pesce, ho preso la DOC, un po' di bigliette, delle secchie, un po' di sardine. È stata una comodità, non c'era neanche il filo. A volte capita, in genere c'è una fila di ore e ore e ore. Ecco qua, la mia salsina va avanti, ragazzi, le patate iniziano a cuocere. Gli do ancora un paio di minuti e poi aggiungiamo il pesce. Ecco qua, le patate sono cotte a metà, aggiungiamo il nostro pesce, ecco qua, lo metto nella parte della... così, poi giro pian piano ragazzi, poi abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere piano piano piano, ci si accorge quando è pronto tanto. Bene, ecco qua, copriamo le patate così, anelli finiti, ok? Ok ragazzi, adesso aggiungiamo il prezzemolo, guardate qua che bellezza,
qua. Potremmo anche coprirlo un attimino il pesce, però non ho un coperchio per questa padella gigantesca. Ecco qua, anche le favette sono andate bene. Possiamo anche chiudere di nuovo. Stanno rosolando pian piano. Va bene, vediamo un po'. Bene, così facciamo girare la salsina di tanto in tanto attorno al pesce. E sul finale, sul finire, aggiungiamo il prezzemolo. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Arrivano gli ospiti, dobbiamo un po' sistemare a casa, quindi bisogna salutarsi. Non abbiamo ancora finito il nostro aperitivo. Buonissimo. Guarda, guarda, spettacolo, ragazzi. Vediamo 15 minuti di cottura, fuoco molto molto lento, va bene? Molto lento. Poi volendo ci potete aggiungere un tocchettino di burro che gli dà quel sapore extra. E via. Cioè, su questo letto di patate evita di far attaccare il pesce al fondo, giusto? Siamo tutti contenti. Adesso ci pensiamo che prezzemolo a giro. Qui, un po' dappertutto. Bisognerebbe metterlo proprio alla fine, però giusto per farvelo vedere. Pulito. Qui abbiamo il tagliere. Ok, amici miei, ci salutiamo, ve lo faccio vedere da vicino adesso. Ecco qua, questo è l'asinello haddock with a sauce of white wine, parsley, tomatoes, onions. That's it. Salt, obviously. Here are red mallets. Nicely done again, similar sauce, but not tomatoes. And my broad beans with a bit of water, add it from time to time. One onion, garlic, and pepper. Salt, obviously. That's it from me for today, guys. Take care, chill out, enjoy the weekend. COVID hopefully will be over soon. Get your vaccine, Pfizer, AstraZeneca, whatever, Johnson & Johnson, whatever comes, just get it. Get a job. Finish our aperitif and we finish cooking. Goodbye, guys. Take care. Ciao a tutti, ragazzi. Alla prossima.